far fare questi lavori socialmente utili, o sono davvero lavori che servono oppure non si capisce Sì, ai bene che centri di cosa. identificazione ed Si va. espulsione, poi ne parliamo. Mi perdoni Porro, i lavori socialmente utili, ma tagliare gli alberi, tenere puliti le aiuole e così, ci sono i giardinieri in genere, sono quelli che vengono pagati. In questo modo si tolgono gli italiani e li faranno gli stranieri, quindi c'è una sostituzione di lavoro. Lei parla di Questa. sostituzione, poi ne parleremo, direttore, sia ai centri di identificazione ed espulsione, che era una grande battaglia del centrodestra nel passato. Sì, ma siccome i centri di identificazione e di espulsione li vogliono fare in ogni regione, ma devono essere piccoli, uno si domanda, ma se c'è il 95 o il 93 o il 90% di persone che devono essere rimandate a casa loro, ma dove le metti il 90% di 180.000 persone? È evidente che non servono dei piccoli Mica centri, dobbiamo servono mandare a dei casa grandi centri 180.000 di persone. Chi l'ha detto? identificazione e di Non espulsione. sono questi i numeri, bel Pietro, scusi. Intanto il ministro Minniti ha detto i nuovi centri, che per la verità dovrebbero chiamarsi, Vabbè. non è tanto per l'identificazione, sono i centri per il rimpatrio, dovrebbero riguardare, nel numero che lui ha previsto, cioè circa 20 di questi piccoli centri da 80 a 100 persone, coloro che noi riteniamo, nell'universo di quelli che vogliamo rimpatriare perché alla fine di un percorso si stabilisce che non hanno diritto, che sono più pericolosi degli altri. E non a caso il ministro Minniti ha citato alcune storie che Ma sono se non avvenute. hanno diritto di rimanere in Italia, tutti quelli che non hanno diritto devono Sì, andarsene. bel Pietro, ma anche E se nella. sono 100.000, Scusi, sono 100.000 da bel espellere. Pietro. Mi sembra Bel Pietro, se semplice, usciamo dalla propaganda e analizziamo il problema. no? Ma non è Sì, se propaganda, posso parlare è anch'io, bel Pietro, realtà. mi perdoni. E che Le poi non la volete persone, vedere. scusi, le persone che vanno rimpatriate perché non hanno il diritto di stare qua, non sono tutte uguali. Alcune di loro hanno commesso reati o le hanno ricommessi in Italia. Alcuni Se di li loro hanno hanno una commessi i necessità. reati stanno in Scusi, galera di scusi, no, solito, no, se hanno non è vero, commesso perché reati. possono avere commesso reati non in questo momento, non hanno in corso un processo o una sentenza in questo momento, ma noi riconosciamo nella loro attività una, come dire, una priorità sul fatto di rimpatriarli. E non sempre li possiamo, come sappiamo tutti benissimo, rimpatriare subito, perché magari dobbiamo rimpatriarli in un paese con il quale non abbiamo un accordo bilaterale. Ma Per quelli che quelli si vogliono cacciare li avete cacciati in l'idea che fretta. queste persone che sono in questo stato possano avere, al contrario di oggi, un luogo definito, peraltro ricordo che in Parlamento, non solo col voto del PD, nel 2015, il decreto legislativo, il Sì, ma 149, mi Fiano, pare, caro. vabbè, decreto legislativo Fiano, ha, ma se ci sono scusi, centomila mi persone scusi che non bel devono Pietro, stare qui, vanno mandate in attuazione della legislazione europea, confermato che servono per costoro dei centri di identificazione prima del rimpatrio. Quindi noi non stiamo nient'altro che applicando la legge, non è una novità. Questa non è una Fiano, novità. se ci sono 100.000 persone che non devono stare in Italia, è evidente che vanno mandate a casa loro. E avere in centri di identificazione e espulsione che ospitano 80 persone, e sono 20 questi Sono centri, cioè 1.600-2.000 quando mai li persone. rimanderete a casa tutta sta gente? Quando mai Ma la le persone riporterete che nel vanno loro paese? rimpatriate non sono tutte uguali. Va bene, Ma che se ne aspetta importa se Luisella, non vi sono faccio tutte vedere. uguali? Non devono stare qui! Le posizioni mi Punto. sembrano chiaramente Confermo, divergenti. non sono tutte uguali. A prescindere dal fatto che non tutti coloro che non hanno diritto di stare qua hanno un paese col quale noi abbiamo un rapporto e un accordo nel quale Non possiamo tutti stare. possono Viene da mandare a fuori. casa con le. Fammi Si dire, cambia direttore. la Scusa, fammi scuola, si cambia il rispondere. sistema No, oppure no, no, no? un No, attimo, Costamagna e poi dopo. solo un elemento, la tollerantissima Svizzera è anche quella che ha votato un Tollerante referendum lontano. contro i lavoratori frontalieri e Punto. quindi anche contro i lavoratori italiani, perché Concordo. occhio che c'è sempre qualcuno più a nord di te che non ti vuole, Per quindi voglio quello, dire, sì, tanto tollerante sono mi sembra. sulla Svizzera sembra assolutamente sono vero, la d'accordo. Fatemi vedere tollerantissima la lite tra Svizzera Luisella e il suo ha direttore, Fiano, votato possibile che non capisci, esattamente bisogna quel vedersela referendum, questa cosa. però dopodiché non è stato applicato ancora nulla di tutto È ciò stata e poi applicata, ma la bisogna dire maggioranza un'altra degli cosa, svizzeri la ma è pensa così. giusto tutelare i lavoratori del proprio Però volevo Stato dire, oppure no? è giusto tutelare i lavoratori, dopodiché smontiamo le Io mi bufale, domando se poi aprendo con i si lavoratori parla. socialmente, i lavori Un attimo, socialmente Fiano. Le utili, consiglio di non si vedere un finisca per libro. regalare il lavoro Fiano, a qualche un attimo. straniero a danno degli Ci italiani. sono tre grandi bufale che di recente ha smentito il dossier dell'immigrazione della Ne Caritas, che so. parliamo
tra pochissimo, no, delle bufale. E sono solo su questo, l'invasione, sono più gli italiani stranieri, gli italiani residenti all'estero che gli stranieri residenti in Italia. È un'invasione islamica, il 54% degli stranieri presenti in Italia sono cristiani, i musulmani sono il 32%, gli immigrati sono un costo, il rapporto costi-benefici, abbiamo visto la scuola, welfare, sicurezza, costi, benefici, il lavoro che fanno gli immigrati, contributi versati, la crescita del PIL è in positivo. L'anno scorso nelle casse dello Stato italiano sono entrati 2,2 miliardi di euro. Grazie al lavoro. 30 secondi perché devo mandare la pubblicità, sennò vi fanno fuori. 30 secondi. Sulle regole, le regole della scuola italiana le decide lo Stato, il Parlamento. Quindi la musica si sente a scuola? Assolutamente sì. Ma c'è l'obiezione di coscienza? Non bisogna avere paura che ci sia una nazione costruita sull'incontro tra origini diverse. La California, lo Stato più ricco degli Stati Uniti, lo Stato che ci ha dato Google, Apple, 38 milioni di abitanti, solo il 40% ha origine lì. Vabbè. Il 60% sono ispanici o afroamericani, per cui non è un danno che si mescolino le origini delle persone. Sì, ma se non le fanno, regole, se non fanno il saluto alla bandiera, li cacciano via. Le regole vanno stabilite dallo Stato. Le regole vanno stabilite dallo Stato. Su questo non c'è dubbio. Con un po' di equilibrio. L'equilibrio lo devo trovare io purtroppo con i tempi. Devo